Andrea, ricordo un tuo edificio con del bambù, no? Come facciata. Qui abbiamo un sistema industrializzato di legno in facciata. Ci interessa un'indagine proprio su questo, cioè sul mondo dell'architettura e dell'industrializzazione, no? Tu sei molto attento a questi temi. Sì, noi abbiamo fatto nel lontano 2005-2006 un edificio su Via della Chiusa che ha dei brisolei di legno, penso prima di molti, no? E questo deriva ovviamente dalla mia esperienza americana, perché in America da decenni e decenni si usa il legno per tutte le cose e si sono sviluppate le tecnologie per fare sì che il legno duri nel tempo, perché questo è uno dei problemi. Il Però, legno dura nel tempo, però qui è stato calcolato il decadimento cromatico, nel senso che diventa grigio. che va benissimo. Gli architetti di valore, tra virgolette, quando usano dei materiali di qualità, non soltanto accettano, ma sono felici di vedere l'invecchiamento di questo materiale. E questa è la differenza fondamentale fra un materiale di qualità e un materiale di non qualità. Si E il applica la committente cosa dice? pietra. Il committente evidentemente torna, perché io ho lavorato per uno studio mitico nel nord della California che si chiamava William Turnbull and Associates e ha fatto un progetto che si chiama Sea Ranch, che invito tutti ad andare a vedere perché è parte della storia dell'architettura moderna degli Stati Uniti. Tutte le sue opere fondamentalmente sono state fatte di Immagino. legno ed era una star un archistar, come piace a te dire. Sì, è anche un po' di moda il legno, anche perché è carbon free, no? Adesso ti ho riassunto in maniera molto veloce. Quindi si aggiunge un fatto di percezione, empatia estetica a un fatto di, tra virgolette, sostenibilità ambientale. Quali altre declinazioni prevedi al di là di queste Vabbè, sperimentazioni? come dicevo ai nostri cari colleghi di Finsa, il legno è il materiale del futuro e suggerisco a tutti di comprarsi un terreno e piantare dei alberi perché non ci sono argomenti contrari all'uso del legno, consuma una quantità di energia notevolmente inferiore di qualsiasi altro materiale strutturale, è totalmente riciclabile e come dici tu, imprigiona CO2 che ho dimenticato come si dice in italiano. Dunque, non ci sono Anidride argomenti carbonica. contrari, è estremamente efficiente contro terremoti, la storia che brucia facilmente è ridicola perché sono coperti di cartongesso, dunque hanno la stessa resistenza. E poi il legno fatto, che in inglese si chiama mass timber, cioè di una certa dimensione, si autoprotegge dal fuoco. Autoestinguente, Dunque, certo. non ci sono argomenti contrari, l'unico argomento contrario è che costa di più di quello che potrebbe costare Però semplicemente dovuto al fatto che è usato meno. cioè, però il fatto di industrializzarlo È probabilmente ovvio, abbasserà è anche i ovvio. costi. E aumenta la sicurezza anche. Certo. Senti, avete appena inaugurato Casa di Langa, tra i tanti progetti, un bellissimo progetto, un po' magari fuori rispetto ai soliti building che siamo soliti vedere, no? Nel tuo progetto, però sicuramente nelle tue corde anche con Parisotto Formenton. Lì che materiale hai utilizzato? Beh, lì abbiamo utilizzato materiali chilometro zero praticamente. Era il desiderio del cliente molto chiaro fin dall'inizio e che coincideva con il nostro, che volevamo utilizzare materiali e linguaggi che erano pertinenti alle Langhe e quella Zona, regione, certo. senza fare Walt Disney. E dunque la pietra è pietra di Luzerna che si trova a 2 passi da lì. Tutto l'intonaco è stato fatto con società Laterizi, locali. chiaro. C'è un grande linguaggio di mattoni che sono stati prodotti a 5 km dal sito con la terra delle Langhe e il risultato è che parla delle Langhe ma con un linguaggio moderno e che fa referenze all'ambiente in quale si trova. E con Aldo abbiamo lavorato magnificamente, è stato un progetto chiave per noi. Grazie, senti, per chiudere, che pezzi stai suonando in questo periodo? Allora, It sounds good, sounds uno good. allucinante, Still Got the Blues di Gary Moore. Devo imparare quella solo. Ci sto lavorando da 1 mese e mezzo ed è patetico, ma ce la farò. E poi un altro che è uscito recentemente nel nostro orizzonte, Tennessee Whiskey, che è una canzone bellissima, ma ti fa morire. Dunque, queste sono le nostre I due pezzi ambizioni. del momento. Voilà, Grazie, Andrea. figurati, piacere.